Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi parliamo di tabelline e di quanto sia difficile per molti, adulti e piccini, ricordarle. Anzi, sono pochi quelli che possono dire di aver imparato le tabelline in un batter d'occhio. Anzi, molti adulti ancora adesso ammettono di non ricordarle tutte. Nella mia lunga esperienza di insegnante posso dire che le ho davvero provate tutte e quindi vi voglio mostrare i sistemi che hanno funzionato meglio. Non posso dirvi che un sistema sia migliore di un altro, poiché siamo tutti diversi, quindi starà a voi scegliere con quale metodo vi trovate meglio. Oggi vi mostrerò alcune strategie, ma ricordatevi che serve comunque esercitazione ed impegno per arrivare a un buon risultato. Il primo sistema l'ho tirato fuori dal cassetto della nonna e funziona con le tabelline dal 6 in su. L'ho chiamato tutto nelle mani, state a vedere perché. Se devo fare, per esempio, 7x8, nella mano sinistra conterò 6 e 7, nella mano destra conterò 6, 7 ed 8. Le dita che vedete alzate sono 5 e rappresentano le decine. Le dita che sono rimaste chiuse sono 3 e 2, devo moltiplicarle tra loro, 3 per 2 fa 6, quindi il risultato è 56. Un altro esempio, 6 per 9, alla mano sinistra conterò 6, di là 6, 7, 8 e 9. Le dita alzate sono 1 più 4 e sono 5 decine, sono rimaste chiuse 4 e 1 e farò 4 per 1, 4. Il risultato è 54. Ora proviamo con 9 per 9. Conto 9 alla mano sinistra, 9 alla mano destra. Le dita alzate sono 4 più 4, sono 8 decine, più quelle che sono rimaste chiuse sono 1 per 1, fa 1, quindi il risultato è 81. Proviamo con 8 per 6, 8 alla mano sinistra, 6 alla mano destra, le decine sono 40, 4 per 2 fa 8 e sono le unità, 48. Vediamo l'ultima, un po' impegnativa, 6 per 7. Abbiamo 3 decine, 4 per 3 fa 12, 3 decine più 12 fa 42. Adesso vi faccio vedere alcuni giochi che sono divertenti e vi permettono di memorizzare. Il memory. Allora serve un cartoncino e dei fogli con le tabelline stampate, che però io vi metterò anche la versione scaricabile nei commenti, e poi la carta trasparente adesiva. Diluisco la colla vinilica con un goccino d'acqua per renderla più fluida. Poi con una spugnetta la passerò sul foglio di carta e lo incolliamo nel cartoncino. Lo facciamo asciugare bene, poi incolliamo sopra la carta trasparente. Una volta terminato, possiamo cominciare a ritagliare tutte le tessere del memory. Ed ora non vi rimane che sfidare i vostri amici e vedere chi vince. Un altro gioco molto divertente è il domino e per costruirlo potete seguire lo stesso procedimento. Possono giocare da 2 a 4 giocatori, distribuite le tessere in parti uguali e il primo che le posiziona tutte ha vinto. L'ultimo gioco è quello del puzzle, provate a ricostruire questo quadrato abbinando i numeri giusti. Ora non ti rimane che scegliere il gioco a te più congeniale. Buon divertimento! Grazie per avermi seguito, se volete rimanere aggiornati sui nuovi video potete iscrivervi al canale. Ciao ciao!